Ela, buonasera, eccomi qua, che mi preparo. Oggi andiamo a lavorare con il bastone. Siccome avevo freddo, ho acceso anche il riscaldamento, adesso tolgo anche la giacca, mi preparo per questa lezione di oggi, dove utilizzeremo l'asta soprattutto per stimolare anche la parte alta del corpo e quindi le spalle. Quindi voi dovete procurare un bastone, tranquillamente quello della scopa va benissimo, quindi potete smontarla, tanto in questo momento non farete le pulizie. Procurandovi un bastone avete procurato tutto quello che vi serve per fare la lezione oggi. Accetto un tappetino, un cuscino se serve, un asciugamano, l'acqua e quant'altro. L'intenzione, la mia intenzione oggi è di farvi utilizzare questo bastone anche per fare una preparazione iniziale del massaggio del piede. Quindi lo useremo come una sorta di mattarello. E praticamente andiamo ad appoggiarlo a terra per fare questo. Dopodiché andremo a prenderlo, utilizzeremo tutti i movimenti delle spalle, poi ci sarà tutto un focus sulla muscolatura del corpo, la parte centrale, gambe, addome, glutei, bacino anche. E poi per finire sempre i nostri addominali e tutto quello che servirà poi per riportare in equilibrio il corpo dopo aver fatto la nostra pratica. Quindi mi appresto a sistemare il bastone. Naturalmente dovete metterlo sul tappetino, non sul pavimento. Io comincio così frontalmente, poi mi vado a girare per farvelo vedere meglio. Quindi andrò a mettere il bastone alla terra, un passetto avanti, un passetto indietro, e come quando abbiamo utilizzato le palline altre volte, andremo a far scorrere il nostro bastone sotto il piede. Quindi adesso io mi giro così per farlo vedere un po' meglio, mi posiziono, vado più o meno al centro del bastone e vado ad attivare bene tutta la posizione del piede, quindi cerco di spalmare bene il piede, rullando e mantenendo, cercando di mantenere una linea bene della gamba, attenzione a non andare storto di qua e di là, cercate di andare dritto. Naturalmente il bastone è duro, non è come la pallina che è morbida, e sicuramente sentirete subito un certo tipo di tensione. Dopodiché andate ad appoggiare la parte metatarsale, quella più larga, e cercate di prendere il bastone allargando le dita, non lo potete prendere, però fate finta, quindi arricciate le dita e aprite le dita, le arricciate e le aprite, le arricciate e le aprite, le arricciate e le aprite. Dopodiché ve lo mettete bene al centro e qui, attenzione, cercate di lasciare andare il peso del corpo in avanti. Solitamente fa subito male, quindi cerchiamo di dosare la quantità di spinta. Quindi non è che andiamo a schiacciare, portiamo il peso del corpo in avanti e sentiamo bene che tutto il piede viene spalmato bene si spalma bene sul tronco, sulla parte in legno. Questa parte qua, questa fascia plantare che abbiamo qua sotto, va stimolata, quindi va elasticizzata, se no molto spesso e volentieri diventa rigida e dura, creando problemi alla base dei piedi e creando dolori ai piedi. Ok, dai, ce la facciamo ancora un pochino, fa male anche a me, e poi togliamo il piede da questa posizione e ci andiamo a appoggiare il tallone. E anche qua, appoggiate il tallone, sentite il peso del vostro corpo, lo graduate quanto andando a spostare il peso in avanti o leggermente indietro, quindi siete voi che decidete quanta tensione e quanta forza andare a somministrare al vostro piede. Dopodiché riandate a giocare un pochino con questi movimenti avanti e indietro con il bastone e poi vi riportate alla terra. Naturalmente sentirete una gran differenza una volta che il piede sarà appoggiato, e anche se lo guardate, se non avete le calze, cambia completamente di forma e quindi anche di aderenza, e quindi cambiando di aderenza cambia anche l'appoggio. Adesso lo facciamo dalla parte opposta, quindi io mi giro più che altro per favorire il vostro sguardo e vado di nuovo a creare tutti questi movimenti di allontanamento e avvicinamento del bastone. Quindi cerco, naturalmente questo scappa un pochino di più rispetto alla pallina, dovete dargli un pochino più di controllo, continuate a fare questi movimenti con lo scivolamento avanti e indietro, poi vi fermate e andate a stringere con le dita, come se volessi la stringere con la mano, no? Le dita dei piedi le andate a spalmare, poi ad arricciare, a spalmare e a stringere, spalmare, spingere, spalmare, spingere.
spingere, spalmare, spingere. Sentite adesso la parte centrale del piede, piegate un pochino la gamba e cercate di dosare la quantità di peso corporeo che andate a distribuire sulla gamba davanti. E lì sentite un po' male, perché se vi lasciate andare completamente vi fa male. Quindi andate a sentire la quantità necessaria. Dobbiamo stimolare questa fascia, questi tessuti sotto il piede, che spesso con i piedi sono bloccati dalle scarpe. Quindi cerchiamo di ridargli elasticità. E questo ci aiuterà soprattutto nelle fasi di equilibrio poi nella pratica della lezione. Dopodiché andiamo un attimino con il tallone, sentiamo anche un pochino il tallone, ma non troppo, giusto per percepirne l'appoggio, e poi di nuovo andiamo a giocare un pochino con questo massaggio avanti e indietro del vostro piede. Quindi su e giù, su e giù, su e giù. Poi vi fermate, piegate le ginocchia, recuperate il vostro bastone. Benissimo, ci mettiamo con le gambe leggermente divaricate, non troppo, prendiamo il nostro bastone abbastanza largo all'estremità e andate a sollevare le braccia, le portate all'altezza del petto e andate a stendere e a flettere le braccia in questa posizione a 90 gradi, quindi al petto e distendo, al petto e distendo, al petto e distendo, al petto e distendo, inspiro, espiro, inspiro, espiro e adesso tengo le braccia tese e gli do un'inclinazione in diagonale e faccio la stessa cosa espirando ed inspirando. Espirando, inspirando, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, torna al centro, crea un'altra diagonale e fai la stessa cosa, espira, inspira, espira, distendi, inspira, apri, espira, inspira, espira, inspira, espira, lo fai un'ultima volta e ti riporti con le braccia bene in asse e crei queste diagonali incrociate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e stop. Da qui lo prendi bene all'estremità e praticamente esegui una sorta di swing sopra la testa, gomito alla stessa altezza della spalla e poi vai dalla parte opposta, quindi alterni il movimento sopra il capo, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, quindi alterni il movimento a destra, a sinistra, a destra, a sinistra e resti con le braccia bene verso l'alto. Da questa posizione adesso piano piano, attenzione, vai a creare un'inclinazione laterale, ma devi spingere lontano, ok? Non perché ti vai ad inclinare col busto, non muovere le braccia, inclina solamente la zona toracica, inspiro, espiro, inspiro, espiro, apri bene lo spazio dell'ascella, ti allunghi e torni al centro. Da qui abbassi le tue braccia, lo prendi per l'estremità e fai proprio questo lavoro di oscillazione laterale, fai andare il braccio come, quasi come se venisse spinto da quello di sotto, quindi vado su, vado giù, e lato, e cambio, e salgo, e scendo, tutti questi movimenti detensionano le spalle e poi di conseguenza detensionando le spalle fanno bene anche al collo. Andiamo qua e poi andiamo a sentire questo movimento sopra la linea della testa, non andate dietro, sopra, sopra, senza andare in fondo, sopra e sotto, sopra e sotto, sopra e ci fermiamo qua al centro. Adesso lo facciamo dalla parte opposta, uno, senza andare indietro, sopra la testa e poi riscendiamo in basso, sopra la testa e scendiamo in basso, sopra la testa, scendiamo in basso, lo facciamo un'ultima volta. Abbassiamo le braccia e portiamo l'asta dietro all'altezza della zona sacrale. Portiamo i palmi della mano in modo da bloccare bene, le gambe sono larghe come vi ho detto prima, un pochino più largo delle vostre spalle e da questa posizione andiamo flettendo un pochino le ginocchia a portarci con la schiena in avanti, buttando fuori l'aria abbassiamo il busto, inspiriamo, ritorniamo, fuori l'aria, inspiro, torno, fuori l'aria, mantenete le gambe leggermente flesse, fate delle piccole spinte verso l'alto, aprendo bene il petto, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
due e uno. Riportatevi il vostro bastone qua, ve lo tenete davanti, appoggiatelo alla terra ed allontanandovi fate eseguito un piegamento ed espirando ritornate, inspirando ed espirando, quindi fletto, estendo, allungo le braccia, porto il bacino dietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, mantengo la mia posizione di allungamento, da qui avvolgo il movimento, creando un'onda e riportando l'asta vicino al corpo. Inspirando mi allungo, espirando avvolgo ed eseguo un'onda. Inspiro mi allungo, espiro avvolgo onda, lo faccio un'ultima volta. Inspiro mi allungo, espiro avvolgo onda. Da qua adesso mi appoggio, mi metto con i piedi alle 10-10, mi appoggio al bastone leggero leggero, mi porto in punta di piedi, sollevo e ritorno. Inspiro ed espiro, mi porto un pochino più indietro e continuate, inspiro, espiro, sta, torno, sta, torno, mantenetevi in punta di piedi e fate delle piccole flesso estensioni senza riappoggiare i piedi, vado e torno, inspiro, espiro, cerco di stendere bene le ginocchia, mi aiuto col bastone per controllare l'equilibrio, ok, quindi spingo, torno, spingo, torno, spingo, torno, riappoggio bene bene i piedini in questa posizione qua. Da qui sposto l'asta sul lato destro e porto leggermente in avanti il piede sinistro. Sollevo il ginocchio ed eseguo dei movimenti circolari e vado a riscaldare bene le anche. Movimenti rotondi, grandi, apro e ritorno, 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 apro. Ok, e adesso sposto dalla parte opposta, quindi mi appoggio dall'altro lato, sollevo la gamba opposta e vado di nuovo a mobilizzare bene l'articolazione dell'anca, lubrificando bene tutto quanto, la testa del femore, ok, e inspiro ed espiro, ancora apro e ritorno, apro e ritorno, apro e ritorno, apro, mi fermo. Da questa posizione adesso invece andiamo con le gambe in avanti, facciamo un tocco frontale, un tocco laterale, un tocco dietro e solleviamo il ginocchio, quindi avanti, lato, dietro, ginocchio, avanti, lato, dietro, ginocchio, avanti, lato, dietro, ginocchio, tocco, tocco, dietro, su, tocco, tocco, dietro, su, tocco, tocco, dietro, su. 1, 2, 3, ancora, tocco, tocco, dietro, ancora due volte, poggio, 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 torno, poggio, 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 torno, mantenendo la posizione qua, cercando di mantenere bene l'equilibrio, cerco di recuperare il bastone e andando ad allungare in avanti, vado ad espirare, inspirare, espira, inspira, espira, inspira, espira, ancora per 4, dai, soffia, cerca di mantenere l'equilibrio, soffia, inspira, soffia, questa gamba, riappoggia il bastone un attimo, si porta in avanti, quindi fai un bel passo profondo, stabilizza bene la posizione, prendi il tuo bastone e da qui solleva le braccia verso l'alto e vieni in piegamento in affondo, quindi spingi in alto, fletti, spingi, inspira, espira, scendi, sali, scendi, mantieni la schiena bene dritta, senti la forza su tutte e due le gambe, scendi, sali, scendi, sali e mantieni qua, mantieni la tua posizione e riporti il tuo bastone dove l'avevi posizionato prima, sempre sul lato destro, però questa volta spingendo bene con la gamba d'appoggio vai ad aprirti nella posizione laterale aerea, mi sposto io, tu stai qua, mantieni qua la tua posizione, apri pure il braccio e tenendo bene la posizione, che guardo l'equilibrio io, faccio delle piccole spinte verso l'alto con la gamba che è tesa dietro, spingendo dall'alluce, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ti riporti in verticale. Lo rifai ancora, spingi bene indietro, senti la luce che spinge, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1 e torni su, ancora due volte così, riapriti bene, spingi bene in fondo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, l'ultimissima volta, spingi bene, allunga, tieniti al bastone per l'equilibrio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ritorni con le gambe unite, da qui con le gambe unite. Vai ad eseguire dei semplici piegamenti, portando le braccia avanti, inspirando, porta l'asta sotto la linea del petto, inspirando giù, espirando, espirando, inspira, espira, inspira, espira, allunga, spinge bene il bacino dietro, senti bene i piedi arredicati alla terra, inspira, espira, facciamo l'ultimo e ci portiamo qua su. Aspettate un secondo che c'è il mio cane, non so se voglio andare fuori. Cosa vuoi fare? Devi uscire? No? Ci stai ripensando? No? Ok, non voglio. Allora, cambiate idea. Non dovresti che andare in bagno anche lui. Ok, allora da questa posizione cambiamo lato. Ci mettiamo dalla parte opposta e ci sistemiamo con la gamba. Dobbiamo fare tre tocchi. Deciditi, Lilli. Cosa vuoi fare? Ok, è uscito. Doveva andare ora. Allora, da qui adesso andiamo con tre tocchi: 1, 2, 3. Ginocchio su, vi ricordate? Avanti, di lato, dietro, ginocchio. Avanti, di lato, dietro, ginocchio. Avanti, di lato, dietro, ginocchio. Avanti, di lato, dietro e su. 1, 2, 3. Espira. 1, 2, 3. Su. 1, 2, 3. Su. 1, 2, 3, ancora 2 così, 1, 2, 3 e su, 1, 2, 3 e su. Cerca di mantenere l'equilibrio. Da questa posizione prendi nuovamente il tuo bastone con tutte e due le mani e espirando stendi, inspirando. Cerca di stendere la gamba, puoi stendere con la punta del piede o spingendo dal tallone, tutti e due i modi. Espira, inspira, espira. Inspira, inspira, soffia, inspira, soffia. Facciamo l'ultima volta, ok? Qua, fai un passo in avanti, io mi giro adesso, non cambiare tu. Riportati il bastone di lato, ok? Ci posizioniamo, ci prepariamo per eseguire un affondo. Quindi facciamo un bel passo grande. Prendiamo il bastone con entrambe le mani, belle larghe, scendiamo nella posizione mantenendo la schiena retta e spingiamo bene verso l'alto. Inspirando ed espirando, scendo e espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, scendo, spingo, scendo, ancora due, scendo, lo faccio un'ultima volta, ok, e da qui fletto un po' il ginocchio, poggio nuovamente l'asta, da questa posizione eseguo il movimento di sollevamento, quindi resto in equilibrio, mi appoggio col bastone, mi aiuto con questo, faccio delle spinte con l'alluce che spinge dietro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e poi mi allungo, torno bene, dritto e verticale, ancora vado a spingere posteriormente, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e mi porto su e mantengo la posizione. Ancora per due così, e sono 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e mi porto verso l'alto, lo faccio un'ultima volta, e sono 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e torno su, benissimo, riunisco i piedi e rientro nella posizione qua. Da qua, attenzione, espansione toracica. Cosa significa? Significa che per noi non stiamo facendo un affondo, abbiamo soltanto la gamba leggermente indietro. Io in questo caso ho messo la mia gamba destra. E da questa posizione ruotiamo le spalle, apriamo il petto, inspirando andiamo ad aprire il torace, ci portiamo indietro. Espirando, abbassiamo le braccia, abbassiamo anche lo sguardo. Inspiro, espansione toracica, espiro, ritorno. Attenzione alla prossima, inspirando, staccate leggermente la gamba, di poco, espirando, riappoggiate,
inspiro, apro bene, espiro, ritorno, inspiro, apro il torace, spingo la gamba dietro, espiro, ritorno, inspiro, mi apro, espiro, ritorno. Questo è un lavoro come quando noi siamo sdraiati in posizione prona praticamente. Cioè adesso ci spostiamo dall'altra parte, appoggiamo, diciamo allarghiamo leggermente la gamba, prendiamo una presa larga del nostro bastone e inspirando, apertura toracica, anche lo sguardo va un po' su, espirando, abbassiamo il mento, abbassiamo le braccia, inspirando, espansione toracica. Espirando, ci riportiamo verso il basso, cerchiamo di attivare anche la gamba, inspiro, mi apro, cerco di, qua mi viene sempre male, la mia gamba quella ribelle, ok, e ci riproviamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ancora per altre due volte, inspiro, espiro, inspiro, ed espiro, e da qua rientriamo poi a cercare il nostro tappetino. Ok, lavoriamo ora a terra. Cominciamo con il bastone in mano, ci portiamo alla base del tappeto, mettiamo le ginocchia, poi piano piano scendiamo e ci portiamo in quadrupedia. Prendiamo il nostro bastone e lo utilizziamo anche qua come se fosse un vero mattarello. E cerchiamo di fare delle spinte in avanti, espirando ed inspirando. Quindi lasciamoci scivolare giù, aprendoci bene. Espiro, mi allungo, allungo le braccia, distendo. Inspiro, ritorno. Espiro, mi allungo. Inspiro, ritorno. Espiro, mi allungo. Inspiro, ritorno. Recupero la posizione, porto in ginocchio. E da qua andiamo a lavorare portandoci in appoggio all'altezza delle avambraccia il nostro bastone, mantenendo le ginocchia leggermente divaricate senza sederci sui talloni. Andremo ad eseguire 3 respiri verso destra, buttando fuori l'aria per 3 volte. Quindi inspiriamo al centro, poi soffio, 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 inspiro, 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 ancora 2, soffio, 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 l'ultima volta, soffio, 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 ed inspiro, riportandomi al centro, recupero il bastone. Da qua, da questa posizione, vado in avanti con la gamba destra. Sono ancora in piegamento, riprendo il bastone, lo metto come ho messo prima, quando ero in ginocchio, e vado da questa posizione in un unico movimento, espirando, inspirando al centro, espirando, inspirando al centro. Stiamo seguendo delle torsioni, inspirando al centro, espirando, inspirando al centro, ancora 4, espiro, inspiro al centro, espiro, inspiro al centro, espiro. Inspiro al centro, espiro, inspiro e recupero la posizione. Naturalmente non sto a dirvi sempre che se avete problemi alle ginocchia mettetevi dei supporti. Adesso vi allungate nella posizione, stirate la colonna, allungate le braccia, inspirate e poi avvolgendo il movimento, espirando vi riportate su e andate a cambiare gamba, quindi andate con la gamba opposta. Riprendete il vostro bastone come lo avevate precedentemente, ricordatevi, schiena lunga, apriamo bene i gomiti in fuori, inspiriamo al centro, fuori l'aria a torsione, inspiro al centro, espiro ruoto, inspiro al centro, espiro, inspiro al centro, espiro, inspiro, radicatevi bene alla terra, espiro ruoto, inspiro al centro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ne faccio ancora 2, espiro, faccio l'ultimo, espiro e inspiro, rientro nella posizione e libero qua il bastone, riportandomi giù completamente in posizione prona, cioè me ne vado proprio a pancia a terra, sempre con il mio bastone
okay, che mi aiuterà a far rotolare e srotolare le mie braccia e le mie mani. Quindi mi porto largo almeno quanto il tappetino, un pochino più delle vostre spalle, palmi della mano bene sopra l'asta, mobilizziamo il bacino, appoggiamo bene la zona pubica, distendiamo bene le gambe. Da questa posizione, inspirando, avvolgiamo il bastone ed espirando fuori l'aria, scendiamo giù, abbassiamo il nostro nasino verso terra, inspirando solleviamo anche lo sguardo, espirando ritorniamo alla terra, ed ancora inspirando ci solleviamo, espirando scendiamo, lo facciamo ancora per due volte, inspirando sollevo, espirando discendo, l'ultima volta inspirando mi sollevo, espirando discendo. Mantengo la posizione del bastone, lo prendo abbastanza largo, avvicino l'asta sotto la linea del mento, abbasso i gomiti, sposto le spalle indietro, allungo bene la cervicale, cerco di sollevare la gamba destra, di sollevare la gamba sinistra, sento bene il nostro pubblico alla terra, sollevo i palmi delle mani dalla terra e andando ad inspirare, ad espirare, mobilizzo il bastone, avanti e indietro, inspiro, espiro, allungo e ritorno, inspiro, espiro, inspiro, espiro, allungo e torno, allungo, ancora per due, inspiro, espiro, lo faccio un'ultima volta, appoggio il bastone sotto la linea della gola, rilasso le gambe, porto le mani all'altezza delle spalle, ruoto le scapole, stringo i gomiti, punto bene il piede alla terra, mi porto su. E da questa posizione mi lascio andare indietro, allungo, bene, 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 ok? Rilasso qua. La posizione, riavvolgo il movimento e mi porto a sedere. Ci sono tantissimi movimenti per le spalle in questa lezione, per le spalle, per il dorso e per la mobilità appunto della parte alta del corpo. Ora, proprio per questo, andrò ad eseguire una sequenza dove sono sdraiato e continuo a muovere la spalla, di lato sul fianco mi devo mettere, continuo a muovere il braccio e la spalla in una sequenza sempre dove vado comunque a interagire con la gamba. Quindi vado a scivolare giù, mi metto bene in posizione di allungamento, attenzione all'anca, allo spazio sotto, e vado a distendere la gamba superiore. Il mio bastone, che lo prendiamo al centro, e dobbiamo sentire, il braccio non è appoggiato a terra, se io su vado su con il braccio, l'asta deve salire dritta e non sbilenca, quindi cerchiamo di mantenere bene in allineamento il bastone e riportiamolo verso il basso, senza appoggiarlo alla terra. Stessa altezza della spalla. Quando io salgo su con il braccio, attivo anche la gamba, espirando ridiscendo, inspirando apro la spalla, sollevo il braccio, sollevo la gamba, espirando discendo. Inspirando apro e salgo, espirando discendo, inspirando sollevo, espirando scendo, inspiro apro, espiro scendo, inspiro apro, espiro scendo, inspiro apro, espiro scendo, inspiro apro, espiro. Adesso mantengo il braccio su e la gamba su, stabilizzo in questa posizione, mantenendo la gamba ferma, intra ed extra ruoto il braccio. Con il bastone lo faccio girare, cercando di non farlo andare da tutte le parti. Spero non ci siano soprammobili in giro e non stiate rompendo la casa. Ok, ancora. Giro, rigiro, giro, rigiro, mantenendo il bastone dentro e fuori. La gamba resta in alto, è bella attiva, dentro e fuori. Mantengo il braccio su, spingo verso il soffitto. Libero anche la gamba di sotto, mantengo qui, faccio delle piccole sforbiciate. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Come avete capito, il focus in questo caso non era lavorare sulla muscolatura dei glutei, ma mobilizzare la parte alta e le spalle. Infatti adesso andiamo a farlo dalla parte opposta. Quindi ci giriamo. Organizziamo bene la posizione, ci allunghiamo, controlliamo sempre anche il centro,
guardiamo in mezzo qual è il centro del bastone, lo prendiamo, scivoliamo giù, distendiamo la gamba superiore e portiamo il braccio più o meno alla stessa linea della spalla. Quindi vi ho spiegato prima, cercate di portarlo dritto, che non sia penzolante sotto e sopra, quindi cercare di attivare bene la vostra posizione e quando sale il braccio sale anche la gamba. Espiro, scendo, cercando di salire con l'asta allineata, andiamo ad inspirare, espirare, scendere, inspirare, aprire, espirare, scendere, inspiro, up, espiro, scendo, con calma, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, quindi scendo sempre, controllo, faccio piano, inspiro, ancora due volte, inspira. Alla prossima la gamba resta in alto, il braccio resta in alto e cominciano le intra ed extra rotazioni del braccio. Quindi vado dentro, vado fuori, vado in dentro, vado in fuori. Cercate di tenerlo dritto che non si rovesci. Vado in dentro, vado in fuori, in dentro e in fuori, in dentro, in fuori, ruoto dentro. Ruoto fuori, l'ultima volta lo tengo in allineamento con il resto del corpo, libero la gamba di sotto, stendo tutte e due le gambe, mantenendo il braccio fermo, eseguo delle sforbiciate. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Piego le gambe, appoggio con calma il bastone, lo appoggio per terra, mi aiuto con le braccia e vengo su. Mi metto adesso in ginocchio e dalla posizione in ginocchio, sempre ricordandoci che ci serve uno sostegno, o arrotoliamo il tappetino, o mettiamo l'asciugamano, o mettiamo un cuscino, quello che ci è necessario, andiamo a posizionarci in ginocchio, apriamo qui la gamba sinistra. Cerchiamo di fare in modo, grazie al bastone, ve ne potete accorgere, di portare la parte interna del piede in allineamento con la punta del ginocchio. Questo ci permette di mantenere le anche in asse. Poi prendiamo il bastone, lo prendiamo abbastanza largo, sistemiamo le spalle in allineamento, dietro il piede potete puntarlo o lasciarlo rilassato, se vi serve per darvi controllo ed equilibrio, e mantenete la linea anche sul lato del fianco. Andate ad inspirare, a sollevare le braccia, comode, larghe, leggermente flesse. Espirando, ruotate, guardate il vostro piede. Inspirate, tornate al centro, fuori l'aria, vuoto, inspira al centro, fuori l'aria, inspira al centro. Tante torsioni oggi per il corpo, rotazioni, twist, come vogliamo chiamare. Soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, non forzate la cosa, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Mantenendo adesso questa posizione, inclinate leggermente in diagonale e inspirando tornate al centro, fuori l'aria, inspiro al centro, fuori l'aria, inspiro al centro, fuori l'aria, inspiro al centro, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira. Non pinzate troppo il fianco, semmai pensate di sollevarvi soprattutto col lato destro. Lo fate un'ultima volta e al centro. Andate ad abbassare le braccia e recuperate la posizione con la gamba che stava a distesa. Vi allungate con le braccia e con le spalle, con la schiena che va giù verso il basso e poi gira e spinge. Inspirate, poi espirate. Riavvolgete il movimento e vi portate su. Naturalmente dobbiamo fare l'altro lato. Che cosa facciamo? Allunghiamo la gamba opposta. Ci mettiamo bene con la parte interna del piede e con la punta del ginocchio qua davanti e andiamo a prendere il nostro bastone bello largo. Ruotiamo le spalle e portiamo le braccia su, tenendo i gomiti leggermente flessi. Inspirando ci prepariamo ed espirando ruotiamo verso la gamba tesa. Quindi espiro, inspiro, espiro, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro. Soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio. Ne faccio ancora 4. Ruoto, per bene, senza muovere il sotto, solo la parte alta.
espiro. Faccio un'ultima volta, espiro, mi porto al centro, da qua inclinazione del busto, vado ad espirare il lato, inspirare al centro, fuori l'aria, inspiro al centro, fuori l'aria, inspiro al centro, espiro, inspiro al centro, fuori, inspiro al centro, espiro, inspiro ancora due volte, espiro, l'ultima volta così, espiro ed inspiro e da qua recupero la gamba, mi riallungo e stiro bene la schiena, portate il peso del bacino indietro, le braccia in allungamento, mantenendo qua con la posizione, andiamo ad inspirare, poi espirando, scavando dall'addome, ci riportiamo su e ci andiamo a sedere. Una volta seduti, scivoliamo nella parte iniziale del nostro tappetino e andiamo ad eseguire una mezza remata, chiamiamola così. Perché mezza? Perché una gamba è piegata e una gamba è stesa. Ci appoggiamo sui glutei, ma non completamente sugli ischi, mantenendo leggermente la schiena morbida dietro. Prendiamo il nostro bastone e da qua andiamo ad espirare scavando dall'addome. Cosa succede? Che la gamba viene trascinata verso di noi. Inspirando ci riallunghiamo, fuori l'aria, potete spingere con la punta del piede, inspirando vi riallungate, fuori l'aria, la gamba destra in questo caso scivola avanti e indietro, tesa, la sinistra è perno e forza, espiro, inspiro, mi allungo, fuori l'aria, rotondo, inspiro, mi allungo, fuori l'aria, rotondo, inspiro, mi allungo e l'ultima volta fuori l'aria, rotondo, inspiro, mi allungo, stendo entrambe le gambe e attivo la posizione, butto fuori l'aria fino a dove è possibile e avvolgo il movimento da qui. Allora, adesso piano piano preparo e cambio gamba, quindi parto adesso con l'appoggio opposto, allungo le braccia, vado nella fase di inspiro a sollevarle ed espirando fuori l'aria, inspiro, risalgo, fuori l'aria, scavo, inspiro, risalgo, fuori l'aria, inspiro, salgo, attiva il piede se vuoi, oh, l'aria allunga, fuori l'aria, inspiro, ritorno, scava dall'addome, inspira, ritorno, fuori l'aria, inspira, le fai ancora due, fuori l'aria, inspira, l'ultima volta, fuori l'aria, inspira, ritorno, riallunga tutte e due le gambe, inspira, sali, espira, avvolgi il movimento, immagina proprio di andare a creare un cerchio, fuori l'aria, inspira, ritorno, fuori l'aria, le punte dei piedi spingono lontano, inspira, torna, fuori l'aria, inspira l'ultima volta, a voce e ritorno. Da qui, piano piano, piega tutte e due le gambe, flettile, mantieni la tua posizione e lentamente ti lascia srotolare la colonna verso il basso. Qui c'è tutto un gioco, se vuoi mettere il cuscino, se non lo puoi mettere, state a fare tutte queste dinamiche. Adesso tranquillamente tieni il tuo bastone con una presa larga, vai ad inspirare e sentire le braccia che si portano indietro, però quando voi sentite che le braccia si portano indietro non è che fa salire lo sterno, lo sterno resta dove è, mantenete la curvatura della zona lombare e l'appoggio della zona sacrale, i piedi sono forti alla terra, espirando portate le braccia in avanti, inspirando dietro, quindi fuori l'aria. Quando vogliamo aumentare un pochino di più lo stimolo di questo movimento, cerchiamo di sollevare anche le spalle, buttando fuori l'aria, abbassando il mento, inspirando e ritornare. Ricordatevi che la testa vi appartiene e non deve ciondolare, quindi fuori l'aria, salgo, inspiro, vado dietro, fuori l'aria, salgo, inspiro dietro, espiro avanti, inspiro dietro, espiro avanti, inspiro. Appoggia i gomiti alla terra per il momento, rilassati un attimo così e porta la gamba destra e la gamba sinistra in piegamento, ok, a 90 gradi, riporta le braccia verso l'alto,
mantenendo stabile e ferma la gamba destra. Quando inspiri, porti le braccia indietro, porti la gamba sinistra alla terra, espirando ritorno. Inspirando dietro, sempre la stessa gamba, espirando torno. Inspirando dietro, espirando torno. La luce cerca la terra, inspirando, espirando, inspira, espira, inspira, espira, inspira. E soprattutto lavoro per le braccia, per il busto, per le spalle. Inspira, espira, l'ultima volta, inspira, espira. Mantieni qua la tua posizione e da qui porti i gomiti alla terra, spingi le braccia, gomiti alla terra, spingi le braccia. Mantieni stabili le gambe, devi resistere nella posizione, questo fa lavorare per forza di cosa l'addome e tieni la posizione. Adesso da qui, inspirando, scende la gamba destra, espirando, ritorno. Inspirando dietro, espiro torno. Inspiro dietro, espiro torno. Inspiro dietro, espiro. Inspiro dietro, lentamente, non far crollare le cose, eh? Inspira, espira. Inspira, espira, ancora due. Inspira, espira, fai l'ultimo, inspira ed espira. Adesso appoggia tutti e due i piedi a terra, belli larghi, mantieni la tua posizione, lascia oscillare le gambe a destra e le braccia a sinistra, quindi mobilizzi il bastone e dondoli da un lato all'altro, così, morbido, morbido, e due, e stop. Riporta le gambe tutte e due in appoggio, sistema le braccia, le spalle, avvicina adesso le braccia con l'asta verso la zona tibiale e il ginocchio verso l'addome e il petto. Avvicina, se vuoi ce la fai, il collo e cerca di andare ad eseguire il single stretch, andando ad inspirare e ad espirare, allungando bene le braccia, allungando bene la gamba. Inspira, espira, inspira e soffia, inspira, espira, inspira, espira, allunga e soffia, allunga e soffia, inspira, espira, inspira, espira, gli ultimi due, e soffia, inspira, e mantieni qua la tua posizione. Ok, adesso piano piano fai passare l'asta sotto la zona del polpaccio, mantieni le spalle grandi, larghe, allunga la gamba opposta, in questo caso la tua gamba sinistra, e fai salire la gamba e scendere la gamba. Se hai un cuscino e non riesci a stare con la testa, metti il cuscino. Prova a resistere nella posizione, andando ad inspirare, espirare, inspirare, gioca con il piede che si muove, inspira, espira, inspira, espira e sali, e scendi, e sali, e scendi, e sali, e scendi, e questo è l'ultimo, tieni la tua posizione qui, vai piano piano a togliere il bastone, stai attento agli altri, ok, e riportati giù agli altri, alle cose che hai intorno, per non distruggere la casa. Appoggia la gamba destra, avvicina l'asta alla zona tibiale sinistra, se ce la fai sollevi il busto e le spalle, altrimenti resta giù, inspirando ed espirando ricominci il single leg stretch, espira, inspira e soffia, cerca di allungare bene la gamba lontano, stendi bene come se volessi toccare qualcosa, stendi, avvicina, inspira, espira, allunga e chiudi, inspira, espira, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Attenzione adesso, avvicina, metti l'asta sotto il polpaccio della gamba opposta, allunga la gamba destra, inspira, sali e scendi con la gamba tesa, inspira, scendi giù e sali e scendi. Inspira, forse che abbiamo quasi finito, dai, inspira, espira, e sali, e scendi, e sali. Coraggio, se ti serve ricordati, poggiati su un cuscino, appoggia la testa, inspira, e scendi giù, e sali. Ancora due ne mancano, inspira, facciamo l'ultimo,
inspira ed espira. Ok, poggia la gamba, poggia l'altra gamba, stai attento a quello che è intorno, appoggiati alla terra e mantieniti qua. Dondola un pochino con le gambe, oscilla leggermente a destra e a sinistra. Adesso andiamo a lavorare sui ponti. Facciamo la prima parte, quella di percezione del bacino delle anche, sentendo proprio la pressione delle mani sul bastone, quindi sull'osso pubblico. Senti bene l'appoggio dei piedi e mobilizza il tratto lombare. Espirando, spingi la lombare alla terra e inspirando la stacchi. E crei questi movimenti così dolci, morbidi, andando a mobilizzare il bacino. Senti quanto la lombare si attacca, quando la lombare si stacca. Espirando, butti fuori l'olio, senti la zona lombare che si appoggia e solleva il bacino. Forza nei piedi, forza nelle gambe. Appoggio del dorso a livello delle scapole. E inspirando, ritorni alla terra. Butti fuori l'aria, spingi dai piedi, sali verso l'alto e srotola la colonna, ridiscendi alla terra. Ed ancora, espira, sali verso l'alto. Inspirando, ritorni al suolo, espira, sali verso l'alto, attiva bene le gambe, inspirando, torni alla terra. Attenzione, perché adesso le braccia invece, quando voi sollevate il bacino e venite su verso l'alto, le braccia vanno dietro fino a dove è possibile. Io riesco a metterle fino a terra, ma non è detto che tutti ci riescano, quindi fate quello che si può fare. Srotolate la colonna, riportatevi verso il basso. Inspirando andiamo dietro, questa volta il respiro è al contrario, espirando riportiamoci alla terra, inspirando braccia dietro sollevo il bacino, espirando scendo verso la terra e ancora inspirando vado su, le braccia vanno dietro, espirando srotolo e ritorno. Ed ancora inspirando, spingo bene dai piedi, tengo la posizione qua. Attivo bene, mi raccomando, la cervicale neutro e mobilizzo solo le braccia, andando avanti e dietro, buttando fuori l'aria all'osso pubblico, inspirando dietro, espirando ed inspirando, espirando, inspirando, espiro, inspiro, mantieni le tue braccia su e crea delle X, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, tiri le braccia in alto, ok? Poi poggia i gomiti alla terra e lentamente srotola la tua colonna, ti riporti al suolo, avvicini il ginocchio destro e sinistro all'addome, porti il bastone sotto la zona delle gambe e aiutandoti con l'asta vai a far creare al tuo bacino dei cerchi, quindi proprio guidi, remi praticamente col tuo stesso bastone in modo da poter mobilizzare tutto sotto e poi lo fai anche dalla parte opposta, quindi giri anche al contrario, 3, 2 e mantenendoti qua sotto prendi il bastone da sotto, proprio con i palmi delle mani verso il viso, stringi, abbassi il mento, sollevi il capo e vai a creare gomiti sovrabbassi verso l'interno e dondolare sulla colonna, se non ce la fai girati mi raccomando. E poi butti fuori l'aria e ti metti a sedere. Benissimo, togli il bastone da sotto, siediti adesso proprio davanti a me, con una gamba flessa e una gamba tesa. Quindi piega la gamba destra all'interno, tira la gamba sinistra in fuori, mantieni la tua posizione, rilassa le spalle anche in questo caso qua. Mantenendo questa posizione andiamo a ruotare verso la gamba tesa, ruotiamo i gomiti e le spalle, espiriamo. E inspiriamo, torniamo al centro, ci riportiamo sfiorando il naso, sfiorando il torace. Espiriamo e inspiriamo al centro. Fuori l'aria e inspiriamo al centro. Fuori l'aria e inspiriamo al centro. Invertiamo la posizione delle gambe. Da questa posizione qui cosa abbiamo fatto? Siamo arrivati qui, andiamo qua e abbiamo fatto. Scivoliamo e ritorniamo al centro, buttiamo fuori l'aria, inspiriamo e torniamo, fuori l'aria, inspiriamo, l'ultima volta, fuori l'aria, inspiro e ritorno, tengo tutte e due le gambe tese e da questa posizione con le punte dei piedi che spingono in fuori,
sollevo le braccia, inspiro, butto fuori l'aria in avanti verso i piedi e riavvolgo il movimento anteriore e vado fuori l'aria, inspiro, ritorno, fuori l'aria, inspiro, ritorno, fuori l'aria, inspiro l'ultima volta, fuori l'aria, inspiro, ritorno. Qui se ce la fai adesso, dipende da te, se ce la fai vai addirittura verso i piedi, altrimenti poggi il bastone su tutti i punti fattibili, mantieni i gomiti leggermente tirati verso l'esterno e tieni l'allungo. E poi con calma togli pure il bastone non serve più, adesso andiamo a fare un po' di stretching, quindi un pochino di allungamento. E andiamo a scivolare bene in basso, ok? E prima di sdraiarci completamente andate a prendere la gamba destra, scivolate alla terra, ve la portate bene 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 aperta. Andate a mettere la mano sul ginocchio, vi fate compiere dei piccoli movimenti circolari, quindi delle piccole rotazioni, poi lo fate anche dalla parte opposta. Quindi giriamo un pochino a destra, un pochino a sinistra, manteniamo qua la posizione, scavalchiamo quindi in questo caso la gamba sinistra e andiamo ad aprire. Questo ci consente di andare ad eseguire questa torsione, questo twist, mantenendo il braccio alla terra. Torniamo al centro, appoggiamo il piede destro, togliendo dallo scavalcamento e scivoliamo. Con la gamba destra prendiamo il ginocchio sinistro, quindi invertiamo il movimento, prima di un ginocchio, come se fosse un cucchiaio che gira nella pentola, e poi giriamo nella direzione opposta, in fuori con calma, scavalchiamo e andiamo a ruotare. Sentiamo le spalle che restano comunque a contatto con la terra. Ok, da qualsiasi posizione vi troviate, vi girate verso di me, mettendovi sul fianco, piegando le gambe e portando le braccia una davanti all'altra, come se stessimo facendo una preghierina, ok? Da questa posizione andate ad inspirare, sollevate il braccio e andate a intra ed extra ruotare la spalla, quindi andate dentro, andate fuori, andate dentro, andate fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori. Riportate il palmo della mano a contatto, inspiratevi, riallungate completamente, cercate di aprire completamente il vostro braccio. Se non ci arriva, mettete la mano sulla spalla, altrimenti cercate di fare questa bella torsione del busto, spalancando bene le braccia. La testa la fate andare dove si sente più comoda. Fate un bel respiro, inspirate grande ed espirando riportatevi nella posizione iniziale. Adesso vi do le spalle, quindi faccio la stessa cosa, girato dalla parte opposta, metto il braccio, inspiro, mi allungo e porto il braccio al soffitto, intra ed extra, il braccio, la spalla, la mobilità della scapola, dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori, dentro, riscendo col palmo contro l'altra mano, inspiro, mi allungo e cerco di spalancare il braccio. Adesso vi guardo. Qui naturalmente avete lo sguardo magari dalla parte opposta, comunque mandate la testa dove si sente più comoda, tenete le braccia spalancate, mantenete la posizione. Sentite il muscolo pettorale che si allunga. Fate un altro bel inspiro, poi espirando vi riportate piano piano col palmo della mano contro l'altro, diventate con le braccia, vi mettete in posizione di quadrupedia, vi lasciate andare indietro nella posizione del bambino, intrecciate le dita dietro, sollevate le braccia, le portate verso l'alto e mantenete la posizione.
Poi lasciate andare tranquillamente giù le vostre braccia, lungo i fianchi, portate le braccia in avanti, spingetevi via dal pavimento, vi mettete in ginocchio, piano piano puntate i piedi, tornate indietro con le mani, aiutate, srotolate la colonna, venite su, in piedi e ruotate ancora uno, due, tre le spalle, allora senza mettere le mani, facciamo andare leggermente la testa a destra, leggermente a sinistra, a destra, a sinistra, ci fermiamo al centro, abbassiamo il mento, solleviamo il mento, abbassiamo il mento, solleviamo il mento, abbassiamo il mento, teniamo lo sguardo su, ok, possiamo fare anche delle mini circonduzioni e lo facciamo anche dalla parte opposta, uno, due, tre e quattro, solleviamo lo sguardo. Thank you so much, buon weekend, buon riposo, spero che la lezione vi sia piaciuta, c'era tanto lavoro per le articolazioni delle spalle, del petto e delle braccia soprattutto, ci rifaremo con le gambe la prossima volta, buon weekend, ciao ciao!